Ciao a tutte! Oggi video un po' diverso dal solito perché ho intenzione di parlarvi di 5 prodotti che nel loro piccolo, senza pretendere miracoli, però hanno contribuito a migliorare decisamente alcuni aspetti della mia vita. Parto subito col primo esempio così vi faccio capire di che cosa sto parlando. Allora, oggettino che probabilmente molte di voi daranno per scontate, la spatolina, il pennellino, diciamo, con cui si applica la tinta per i capelli. Allora, io da anni uso sempre la stessa tinta, che è questa qui della Garnier, si chiama Nutri-Screma ed è nella colorazione 4 castano. È sempre lei. In questa confezione ci sono in dotazione i guantini per proteggere le mani, ma non c'è la spatolina. Quindi io per anni ho utilizzato questo prodotto applicandolo direttamente dal tubetto, dalla confezione, insomma, direttamente con le mani, facendo dei casini che non potete neanche immaginare perché riuscivo a sporcare veramente tutto, oltre a sporcare me da tutte le parti, perché ovviamente l'applicazione con le mani non è precisa, riuscivo a sporcare anche le magliette, il tappeto che stava sotto di me in bagno, il bagno, insomma, facevo il disastro. Da quando ho introdotto l'utilizzo di questa comodissima spatolina, la mia vita è decisamente migliorata perché ovviamente questo consente un'applicazione molto più precisa, quindi senza macchie, senza incasinamenti vari e in più questo permette l'altro capo, diciamo, permette di separare agevolmente le ciocche e quindi di procedere ad un'applicazione più comoda. Altro prodotto che nel suo genere ha decisamente contribuito a migliorarmi la vita è questo smacchiatore per tessuti di questa marca Rutten, non lo so, comunque si chiama Magic Tessuti. Questo l'ha comprato Matteo, è dedicato a tessuti e moquette e soprattutto a tutti quei tessuti, come vedete qui ci sono i sedili della macchina e una poltrona tipo un divano. Tutti quei tessuti che sarebbero difficili se non impossibili da lavare. Allora, io non so se sia mai stato utilizzato nelle nostre auto questo qui, sicuramente però è stato da me utilizzato sui tappeti di casa. Noi per nostra volontà abbiamo tutti i tappeti di casa lavabili in lavatrice perché o per nostra distrazione o perché le cagnoline combinano qualche disastro, le macchie non dico che siano all'ordine del giorno, ma quasi. I tappeti sono sì lavabili in lavatrice, però sono un po' scomode da lavare perché sono grandi, bisogna prevedere una bella giornata di sole perché si asciughino in breve tempo perché sennò rimane quell'odore poco piacevole, insomma. Sono, ripeto, lavabili in lavatrice, ma se si può evitare di lavarli è meglio. Una volta mi è capitato di fare una macchia abbastanza grande che avevo pensato subito sarebbe stato quasi impossibile da eliminare senza lavaggio sul tappeto che ho qui proprio sotto qui in camera dove sto girando il video. E ho detto, vabbè, sai che c'è, prima di smontare tutto, perché comunque su questo tappeto sono appoggiate diverse cose pesanti, tra cui il nostro letto a soppalco, il divano che c'è qui, quindi insomma, toglierlo è possibile, ma diventa un po' laborioso. Ho detto, prima di sradicare tutto, provo. Sinceramente non gli davo grandi possibilità a questo smacchiatore e invece mi sono dovuta ricredere. Perché praticamente questo smacchiatore che fa una sorta di mousse, sostanzialmente una volta che viene spruzzato sulla macchia, ha avuto la capacità praticamente di risucchiare tutto il liquido che aveva formato la macchia e una volta rimosso con un panno e passata l'aspirapolvere, la macchia era completamente sparita, non c'era neanche più l'alone della macchia. Veramente, cioè, questo prodotto ha del miracoloso. Per mostrarvi il terzo prodotto che mi ha sicuramente migliorato la vita, vi ho portate nel mio bagno e sto ovviamente inquadrando il soffione della doccia. Allora, questo qui io e Matteo l'abbiamo comprato parecchio tempo fa. Abbiamo speso un po' di più rispetto agli altri che abbiamo cambiato nel corso degli anni. È decisamente più
più grande di dimensione, più, ha un diametro più ampio e come vedete, come la maggior parte dei modelli in commercio, ha questa levetta che ha una ghiera che fa in modo che escano diversi tipi di getto dagli ugelli. Ma perché vi sto dicendo che questo prodotto ha migliorato la mia vita? Perché intanto è quello più longevo. Quindi, rispetto a tutti gli altri che abbiamo cambiato nel corso degli anni, questo sta durando decisamente da più tempo. E poi, nella posizione in cui è adesso, fa un getto che a me ricorda quello di una leggera e piacevole pioggerella estiva. Fa anche una sorta di massaggio, tutto sommato. Il che rende le mie docce decisamente molto molto rilassanti. Adesso vi faccio vedere il getto di cui vi sto parlando. Ecco, non so se voi riuscirete a capire, però c'è una sorta di intermittenza quasi nel getto e questo fa sì che si crei un leggero massaggio veramente molto molto piacevole e rilassante. Ecco, questo tipo di getto di cui vi ho parlato per me è particolarmente rilassante e piacevole, ovviamente non l'avevo ritrovato come possibilità negli altri soffioni, nei precedenti soffioni da doccia che io e Matteo avevamo comprato, che abbiamo alternato appunto nel corso del tempo, per cui direi che è valso la pena spendere qualche soldo in più, non cose stratosferiche per acquistare questo soffione da doccia che, ripeto, è il più longevo da quando abitiamo qui e sicuramente per quanto mi riguarda il più piacevole. Ovviamente ci sono tanti altri tipi di getto, anche quello super ultra concentrato che fa un bel massaggio qui, soprattutto sulla cervicale, però quello che diciamo la posizione della ghiera che noi adottiamo di solito è quella che vi ho fatto vedere. Gli ultimi due prodotti di cui voglio parlarvi sono in qualche modo collegati tra loro. Vado e mi spiego. Un prodotto che mi ha veramente, ma tantissimissimo, migliorato la vita è questo. Molto piccolo, ma veramente molto molto utile. Se come me avete un particolare fastidio nell'indossare il reggiseno, l'allunga reggiseno è un ritrovato veramente fantasmagorico. Un oggetto davvero molto molto piccolo, ma assolutamente fondamentale per me che sono assolutamente fastidiosissima rispetto ai reggiseni. Li trovo sempre tutti troppo stretti. Io detesto le cose che stringono, non riesco a sopportarle. Che siano elastici di gonne, pantaloni, che siano appunto il reggiseno, che sia qualunque cosa. Per me è sempre tutto troppo stretto. Sono fastidiosissima da questo punto di vista e questi cosetti qua, che ovviamente sono declinati in diverse colorazioni, vi mostro il nero per portarvene uno ad esempio, per me sono diventati assolutamente fondamentali. Ormai non c'è reggiseno a cui io non attacchi l'allunga reggiseno, che si può acquistare da The Zenis, da Intimissimi, forse credo di averli visti forse anche da Tiger, può essere. Comunque si trovano in diversi negozi, in diverse catene. E ripeto, per me ormai non c'è più reggiseno a cui io non attacchi l'allunga reggiseno, che mi rende questo effetto assolutamente indispensabile, me lo rende veramente molto 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 infinitamente più comodo. Diversamente farei davvero fatica. E collegato a questo, ovviamente io il reggiseno lo indosso quando esco. Non appena rientro in casa, una delle primissime cose che faccio, ovviamente mi cambio dai vestiti che ho usato, mi metto qualcosa di più comodo e levo il reggiseno. È una cosa proprio che mi va in automatico. Io però ho una quarta di reggiseno, quindi ho un seno abbastanza importante. Per sostenere questo seno importante, anche quando sono in casa, che quindi non indosso il reggiseno, ho trovato questo rimedio fantasmagorico, e cioè queste bellissime canottiere della Intimissimi. Fatte così, sono in cotone e pizzo, la spallina è in pizzo, il pizzo viene ripreso anche sul sottoseno, come vedete. Sono molto belle da vedere, ma soprattutto avendo appunto questa parte di pizzo sottoseno, questo fa sì che
rimanendo belle aderenti ma non strette, questo pizzo sottoseno fa in modo che ci sia una sorta di sostegno al seno anche senza reggiseno. È un sostegno molto comodo e leggero, però fa la differenza sicuramente. Infatti io queste canottiere qua le ho comprate praticamente di tutti i colori disponibili, o quasi. Qui vedete, ne indosso una sul bordeaux, questa qui è grigia, poi ho anche il classico nero, ho un blu, ho un color panna, ho un rosa ciclamino, quindi per adattarlo ai diversi colori dell'abbigliamento che vado a mettere sopra. Per me sono assolutamente fondamentali, sono diventate proprio un mai più senza. E le colorazioni che uso di più, che quindi lavo anche di più, sono quelle che ho già ricomprato, perché ovviamente dopo un po' di lavaggi è cotone, quindi si slandrona un pochino, però le ho sempre ricomprate. Spero che non, come dire, non escano di produzione queste canottiere qua, perché per me, ripeto, sono assolutamente insostituibili, ma poi le trovo anche comunque molto belle, molto carine anche esteticamente. E questi erano tutti i miei prodotti che nel loro piccolo, senza fare miracoli, però hanno decisamente migliorato la mia vita, rendendola più comoda da quando li ho introdotti, diciamo, nelle mie abitudini. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti, quelli i mai più senza, quelli che sicuramente fanno la differenza tra l'usarli e il non usarli. Quindi aspetto i vostri commenti qui sotto, così ci scambiamo anche un po' le opinioni. Io, come al solito, vi ringrazio per aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!